L'Istituto Comprensivo Mario Squillace di Montepone Lido è stato teatro, giorno 5 marzo, di un inconsueto ma intrigante evento in quanto ha ospitato lo scozzese Donald Nicholson, docente certificato Trinity College e Università di Glasgow, nonché esperto di musica, narrazione e danza tipici della cultura scozzese. Con questa iniziativa quali sono gli obiettivi che vi siete posti? E innanzitutto il laboratorio si è svolto in un'atmosfera di real English, quindi i ragazzi hanno lavorato sulla lingua inglese, è una lingua reale parlata da un docente madrelingua, e quindi i ragazzi hanno avuto la capacità di interagire in uno scambio che è stato continuo, il tutto tra un sorriso, è stato tutto un momento di festa. E oltretutto i ragazzi sono stati coinvolti in un'attività fisica, quindi di coordinamento. Abbiamo puntato anche dal punto di vista della coordinazione, del benessere fisico, che è un obiettivo che ci proponiamo noi come scuola. Donald ha accolto gli studenti con il suo abito tipico, il kilt, e con la sua cornamusa ha insegnato loro semplici coreografie, favorendo la socializzazione e l'apprendimento sul campo. La manifestazione si è conclusa con successo, i partecipanti si sono divertiti moltissimo, anche perché il professore Donnie Nicholson sa coinvolgere l'utenza, molto gradevole, piacevole, si fa capire nonostante parli solo ed esclusivamente in inglese, perché questo comunque è il nostro obiettivo, far un modo per apprendere la lingua inglese in maniera divertente e piacevole. Per concludere la giornata scozzese, anche i docenti dell'istituto nel pomeriggio si sono cimentati nel laboratorio di Scottish Dance di Donnie, al termine del quale alcuni membri di un gruppo folcloristico locale si sono esibiti in una coreografia di tarantelle. I'll introduce myself. Allora, il professore si è innanzitutto presentato, Donnie Nicholson dalla Scozia, è felice di essere qui con noi e ha apprezzato questa iniziativa ed è felice di aver conosciuto i ragazzi e i docenti dell'IC Mario Squillace di Montepone Lido. I suoni delle Highlands scozzesi si sono intrecciati alle sonorità della musica calabrese e si è danzati all'unisono per celebrare questo indimenticabile connubio italo-scozzese.